Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la presenza numerosa qui allo stand della Protezione Civile, grazie a Irene Graziosi, vice direttrice di Lusi, grazie a Francesca Mannocchi per la sua presenza, buongiorno, per aver voluto condividere con noi questo momento di riflessione. Io introdurrò solamente perché qui e poi lascerò la parola a Irene al dialogo con Francesca. Ovviamente prometto che perturberò per quanto possibile questo dialogo per insomma, in caso sollecitare, e cercherò insomma in qualche modo di con discrezione essere presente anche io senza intervenire troppo sui ragionamenti di Irene e Francesca. Allora, il sistema di protezione civile è al secondo anno al Salone del Libro, il Dipartimento ci è voluto essere con quest'idea di mettere insieme la parte più tipica di protezione civile, del perché il sistema è stato costruito, sulle nostre gestioni operative, emergenziali e quant'altro, con questa nuova parte che si chiama equilibri, cioè la contaminazione del sistema di protezione civile rispetto a quella che è la narrativa, a quella che è la letteratura, a come il sistema cerca di dialogare col mondo, chiamiamolo reale, che è quello straordinario della letteratura. E quindi abbiamo immaginato questo momento di questo Stargate, questa porta di collegamento tra il sistema dei rischi, del comportamento, di cosa noi dobbiamo fare per avere una comunità più resiliente, migliore, più consapevole, con quello che è l'occhio di chi scrive, che è un occhio reale, fantastico, che ci porta dalla storia al futuro, e quindi oggi proponiamo questa contaminazione in questo ragionamento. Non poteva mancare questa presentazione su un testo molto bello, Lo sguardo oltre il confine. Lascio la parola a Irene e ringrazio veramente entrambe per essere qui ad incontrarci ed incontrare tutti loro. Grazie mille, grazie alla Protezione Civile per averci qua. Io sono contentissima di parlare con Francesca Mannocchi, che è una giornalista straordinaria, una reporter di guerra che soprattutto in questo periodo probabilmente vede e sa, a differenza di noi, cose che per noi sono inimmaginabili e spesso sono anche forse come dire, intrappolate da una retorica che ci viene spontanea, forse anche per allontanarci emotivamente dai conflitti che sono esplosi negli ultimi anni, alcuni anche proprio in Europa, quindi molto, molto vicini. Io partirei infatti da questo libro, Lo sguardo oltre il confine, che Francesca Mannocchi ha scritto ad uso dei ragazzi, che è un libro fatto benissimo, che mescola le testimonianze, diciamo, di Francesca, alcune molto dure. Infatti poi sono anche curiosa di sapere come hai pensato di inserire delle cose così dure per i ragazzi, ma la cosa molto interessante è che è un libro che racconta, vari territori, vari stati, tra cui Libano, Ucraina, Afghanistan, Iraq, Siria, e lo fa innanzitutto giustamente connettendoli, cioè connettendo quello che sta succedendo adesso a una rete più grande, storica, che si è creata nel corso del tempo. E poi soprattutto una cosa anche molto interessante è che riporti la geografia al centro, cioè ogni paese viene introdotto da una mappa con i paesi confinanti, in cui dici questo sta, il Libano è grande come cioè queste sono cose importanti perché spesso uno pensa di saperle ma non le sa, e ovviamente la demografia, la grandezza di uno stato influenza poi e anche come è fatto quello stato, l'abbiamo visto con l'Afghanistan, con le montagne, cioè è una cosa che determina poi la storia in cui noi siamo inclusi. Quindi ti volevo raccontare proprio un po' dell'origine, cioè ti volevo chiedere un po' dell'origine di questo libro fatto veramente bene. Buongiorno a tutti e a tutte, e grazie della presenza, della partecipazione, e grazie dell'invito. Insomma, siamo reduci da una conversazione su purtroppo le brutture del mondo, e quindi cerchiamo di traslarla
su questo libro qua. Questo libro è stata la cosa più difficile che ho scritto, perché la lingua con cui si parla ai ragazzi, ai bambini, è un libro pensato 11 più, quindi diciamo dall'inizio delle scuole medie, è una lingua che non deve dare nulla per scontato, e questo l'ho imparato faticosamente tutte le volte che le Prodi editor di De Agostini mi rimandavano indietro i capitoli e mi dicevano: ma tu devi spiegare tutto. E allora questo suggerimento, necessità più che suggerimento, ha fatto sì che io cominciassi a pensare due cose, cioè come rileggere tutti gli appunti di anni che avevo nell'hard disk o nel computer, e come poter spiegare delle parole che per noi sono delle parole scontate, migrante economico, rifugiato, migrazione, ma anche definizioni come talebani, terrorismo di matrice islamica, a un pubblico di lettori, a un bacino di lettori, di bambini, di bambine, di ragazzi e di ragazze, che sono costantemente sommersi in maniera passiva da queste parole, senza mai riuscirne giustamente a sbrigliarne un po', non tanto e solo il significato, ma la storia di quelle parole e dall'evoluzione di quelle parole. Racconto sempre ai ragazzi che quando io ricordo le navi, le immagini al telegiornale delle navi che arrivavano dall'Albania in Puglia, e non me la ricordo la parola migrante, mi ricordo la parola straniero. Nel passaggio dalla parola straniero alla parola migrante, nell'evoluzione che c'è tra la scelta di chi accogliere, se il migrante economico, il rifugiato che scappa dalle guerre, è cambiata la società, perché lo straniero può disturbarci oppure no, ma comunque ci incuriosisce, perché è estraneo a noi, è un mondo che ci racconta un'altra vita, un altro destino, un'altra cosa. Migrante, migrante economico e rifugiato sono il catalogo dell'accoglienza, questo sì, questo no, questo lo prendo, questo lo caccio. Nel passaggio tra quanta vicinanza diamo a chi accogliamo e quanta lontananza diamo a chi rifiutiamo, nel cambiamento di questa lingua è cambiata la società. E nel raccontare questa cosa ai ragazzi ho avuto un moto di entusiasmo, perché ho ripulito le parole dal loro abuso, anche forse, e anche dall'abitudine che a volte noi stessi giornalisti facciamo su alcune cose, e contemporaneamente, forse questa è proprio la sede per dirlo, ho avuto un grande scoramento, perché rileggevo le cronache della caduta di Aleppo del 2016 e dentro di me pensavo: non abbiamo imparato niente. Leggevo le cronache della guerra civile libanese per cercare di riassumerla per i ragazzi e pensavo: non abbiamo imparato niente. Allora, se non abbiamo imparato niente è perché forse qualcuno ce l'ha raccontato male, e io credo che in questi tempi, mai come in questi tempi, l'investimento che dobbiamo fare è cercare di raccontare la storia recente ai ragazzi e alle ragazze, per spiegare che niente di quello che sta accadendo è figlio né del caso, naturalmente, ma neanche di alcuni pazzi che si svegliano la mattina e iniziano una guerra. Posso inserirmi subito in una... Allora, a me ha colpito molto nel libro, che insomma hai scritto per ragazzi, ma abbiamo anche un'altra cosa, ma ti devo dire che va benissimo anche per gli adulti, nel senso che nei ragazzi c'è questo percorso di accompagnamento, ma sfido chiunque di noi a non aver sentito parlare di Libano, di Iraq, di questi paesi, della Siria. Ma ci manca quel racconto che tu fai, io l'ho ritenuto veramente anche molto utile per noi. Però nella parte, come dire, iniziale, tu fornisci anche, come dire, delle chiavi di lettura. Da una parte la cura delle parole, che credo è quello che ci hai comunicato adesso, dall'altra anche la soggettività, cioè tu parti da delle storie reali e dici: ma se fosse capitato a noi, se fosse capitato a me, quindi riesci a mettere in comunicazione, come dire, un evento che capita su un popolo
con ciò che capita, come dire, alle persone. Ecco, la mia domanda è, ma rispetto a questo meccanismo, no? Cioè, il popolo e la storia singola, tu poi cosa ti porti a casa? Cioè, come fai a mettere in linea un evento, diciamo, di popolo con poi con le storie ordinarie? Io lo dico perché questo in maniera molto più modesta capita anche a chi si occupa di protezione civile, no? Ci troviamo di fronte ad un'emergenza che colpisce una comunità, ma poi abbiamo le storie singole. Ecco, tu come elabori questo percorso di comunicazione collettivo sulle storie singole? Allora, questa cosa qui ve la racconto prima con un aneddoto sul Libano, non a caso, e poi ve la spiego perché non è arrivata immediatamente. Il modo in cui, non tanto inserire quanto trarre la storia con la S maiuscola dalla storia del singolo, è una cosa che viene quando impariamo a depurare, secondo me, noi che raccontiamo le zone non solo e tanto di conflitto, ma anche le grandi migrazioni, le crisi climatiche, dalla esigenza ragionevole che abbiamo di dover raccontare le parti più feroci delle cose che vediamo. Per intenderci, andiamo in guerra, voglio raccontare cos'è un bombardamento perché sto lì, lo vedo, è la mia testimonianza, lo racconto. Fortunatamente nessuno di voi, credo, ha memoria visiva, emotiva, di cosa sia un bombardamento, di cosa sia la paura di un bombardamento. Quindi io ve la posso raccontare 50 volte che cos'è il tremore della porta, le persone che si nascondono, la corsa in un bunker atomico, quello che vi pare, ma non vi arriverà mai, mai davvero, perché non si aggancia a nessuna memoria che voi avete già pregressa. Nel 2016 ero nella valle della Bekaa in Libano, testimone del primo corridoio umanitario che trasferì i rifugiati siriani dal Libano direttamente in aereo in Europa e arrivarono in Italia. E fu un grande sforzo della Chiesa Valdese, della comunità di Sant'Egidio, del governo italiano per far avere i visti a questi rifugiati siriani e farli arrivare con quei famosi corridoi umanitari di cui tanto ci riempiamo la bocca. Feci un'intervista lunghissima a una donna che aveva cresciuto per 2 anni i suoi figli in questo campo profughi, in una tenda, in una tendopoli in verità, perché i campi profughi realmente detti non ci sono in Libano. E lei mi raccontò delle 3 settimane che aveva passato nelle fogne di Homs, allattando questa bambina neonata per nascondersi dai bombardamenti e cercare di fuggire. E poi a un certo punto, il giorno della partenza, si prepara la valigia e mette dentro delle pentole, stacca le corde di un'altalena che lei e suo marito avevano costruito per la figlia più grande da mettere dentro la tenda. E io le dico: cosa ti sei portata via quando sei le dico: cosa ti stai portando via? E lei mi dice: l'altalena, delle pentole, dei vestiti che ho cucito per i miei figli. E le dico: e quando sei scappata da Homs, cosa ti sei portata via? E lei mi ha detto: non ho potuto prendere niente. Bene, montai quell'intervista con tutta la parte sulla descrizione delle fogne di Homs, le bombe, la bambina che allattava, e questo passaggio su cosa hai portato via scappando, niente. Quella cosa lì è stato il momento di consapevolezza delle persone che hanno visto quel racconto, perché tutti noi possiamo chiederci adesso qui se me ne devo andare via da casa mia ora, sapendo che non tornerò mai più, e posso prendere una busta di plastica e metterci in 5 minuti 4 cose, cosa prendo? Questa cosa qui aggancia l'emotività e la consapevolezza di cosa sia la fuga da un pericolo. Il racconto delle bombe purtroppo no, il racconto delle bombe è accessorio, perché chi vive in pace non lo sa cos'è la paura di un bombardamento. E allora io penso che bisogna partire da questo, bisogna partire dalle biografie, ma bisogna mettere queste biografie
all'interno di un contesto che va spiegato, perché dire Libano senza dire che il Libano è grande come l'Abruzzo e che ospita 2 milioni di rifugiati siriani, 2 milioni, perché poi 5 anni fa abbiamo smesso di contarli, quindi non lo sappiamo, 2 milioni di cui qualche migliaio adesso viene rimpatriato perché la Siria viene considerata un paese sicuro, a proposito di paesi sicuri. Allora, mettere questi numeri fuori dalla geografia è complicato. Il Libano in tutto fa 6 milioni di abitanti, ci sono 2 milioni di rifugiati su 6 milioni di abitanti. Io credo che se diciamo questo ai nostri ragazzi, quando sentono il telegiornale e sentono che l'Europa è spaventata da 120.000 sbarchi, forse invece di spaventarsi si fanno una risata. Uno, due, ok, meglio. Io avrei una domanda per tutte e due, ovvero tu appunto vai in queste zone così martoriate e vedi delle persone che sono profondamente traumatizzate, e immagino che tu veda delle cose anche più cruente di una persona traumatizzata, e questa cosa, proprio per come siamo fatti anche a livello neurologico, si imprime anche, come dici te, cioè nel momento in cui tu non hai una memoria emotiva di questa cosa non puoi immaginartelo, ma invece nel momento in cui lo vedi e lo vivi è una cosa che ti rimane profondamente impressa. Adesso non so, tra l'altro ci avevo pensato anche guardando un film che non so se avete visto, di Garland, che si chiama Civil War, che fa diciamo un discorso anche sul giornalismo di guerra, e quindi mi chiedo, visto che anche ovviamente Protezione Civile si trova a contatto con dei singoli e con delle comunità profondamente traumatizzate, mi interesserebbe sapere da entrambi sia come dialogate, perché immagino che sia un trauma che si riflette poi dentro di voi, cioè che vi portate a casa, oppure magari invece rimane localizzato in qualche modo in un'altra area geografica, no? Come se ci fosse anche una sorta di scissione, e poi se questi traumi, che sono traumi vero individuali ma anche collettivi, cioè se tu sei in un paese in guerra tu condividi quello che sta succedendo con i tuoi vicini, quindi in qualche modo il tuo lutto, il tuo dolore, la tua perdita non ti rende lontana dalla comunità in cui sei, e quindi anche appunto se avete fatto delle riflessioni, se poi appunto anche tu mi vuoi rispondere rispetto a questa gestione del trauma individuale, collettivo, ma anche riflesso dentro di voi che raccontate, aiutate. Ma intanto era la domanda che in qualche modo avrei voluto fare io a Francesca, quindi ti ringrazio, perché in realtà accade questo. Intanto c'è la causa è la differenza, cioè la tragedia tra virgolette naturale, la tragedia, l'emergenza col quale noi normalmente ci confrontiamo ha un'accettabilità diversa, perché sì, la prevenzione, si poteva evitare tante cose, ma non è la guerra ha un'origine assolutamente, diciamo, troppo distante da un punto di vista di ciò che accade e anche della sua, come dire, continuità. A me quello che mi ha colpito e mi ha fatto molto riflettere anche leggendo il libro è che questi sono processi lunghi, cioè quando Francesca racconta la storia del Libano, quando Francesca racconta la storia dell'Iraq, di questo come dire sinusoidale ritorno, ti fa capire che non è l'evento che cambia la direzione di una comunità che poi a seguito di quell'evento deve fare se riesce scelte o no, ma è una continuità di 20 anni, di 30 anni, una storia, come dire, quindi c'è una differenza fondamentale. Io ho grande rispetto di questi percorsi, perché sono percorsi di profonda conoscenza nel tempo. Mi piace molto il fatto che lei è andata e poi sia tornata, no? Cos'è cambiato dopo 6 mesi, cioè, c'è molto ragionamento sulla, come dire, continuità di un percorso che accade su un popolo, quindi c'è una differenza fondamentale. Certamente la domanda che avrei voluto fare io, magari
che va incontro a quello che dicevi te, è che a noi è capitato, come capita magari sugli eventi più importanti, di essere immersi per mesi ad eventi che magari capitano a 100-150 chilometri anche da Roma, dalla capitale. Io ricordo l'evento del 2009 che ci ha visto nel terremoto dell'Abruzzo, per dire, dell'Aquila. Noi siamo stati per settimane H24, tornare a 100 chilometri e vedere la normalità, no? E tu dici, oddio, ma ragazzi, qua a 100 chilometri c'è gente che ancora sta nelle tendopoli, c'è gente che quindi... E conciliare la normalità del resto del mondo con l'emergenza, ecco, questo ha un valore, come dire, nel nostro caso più limitato. Immagino che nel caso di Francesco sia questo il vero momento di riflessione, cioè in 3 ore, in 4 ore di aereo, in 5 ore di aereo, passare da popolazioni che sono 20 anni che hanno momenti e grandi di difficoltà rispetto alla normalità, tra virgolette, che noi troviamo, e qualche volta anche alla futilità dei nostri discorsi, no? Perché si passa da comunità assolutamente annullate alle futilità quotidiane che ognuno di noi affronta. Quindi diciamo, noi nel nostro caso abbiamo dei percorsi ovviamente di condivisione, sempre di più siamo nella logica anche del dialogo, di un rapporto, di una comunità nazionale. Invece mi interesserebbe, ecco, non solo la giornalista, la professionista, ma la donna che si porta dentro queste cose, come le concilia con questa sua normalità. Ecco. Qualche anno fa era più semplice, adesso è un po' scoraggiante, no? Prima ti rispondo da giornalista, cioè è scoraggiante tornare e sentire la distanza siderale che c'è tra quello che tu vedi, percepisci e un po' puoi persino anticipare di quello che sarà, e la vacuità del dibattito pubblico. Questo è veramente frustrante, perché posso accettare la vacuità, l'inesperienza, l'infantilismo, persino la naivete dal vicino di casa, non la posso accettare H24 in televisione. E che manchi ancora nella stragrande maggioranza nel nostro paese, nella stragrande maggioranza della programmazione, uno spazio di spiegazione di cosa sta succedendo, non di opinione su che cosa sta succedendo, io la trovo una roba molto grave verso soprattutto le nuove generazioni. Che noi abbiamo la responsabilità di andare a intercettare. Quindi se i giovani si informano su Instagram, siamo noi a dover imparare a usare quel mezzo, non loro a piazzarsi davanti a un telegiornale in cui non capiscono perché per 3 minuti sentono parlare di Beyoncé e per 3 minuti vedono i cadaveri di Gaza, perché non lo capirei neanch'io al posto loro. Allora forse siamo noi che dobbiamo rimodellare la nostra informazione e dire: non è detto che uno debba sapere cos'è Hamas o cosa è stato il 7 ottobre, cos'è un kibbutz, quali sono le storie dei kibbutz. Allora forse il presente ci impone di ripensare in maniera più pedagogica, sì, perché no, più didascalica. Noi siamo un paese che abbiamo unificato la nostra lingua grazie alla televisione, l'abbiamo unificata, parlavamo 20 lingue diverse, poi è arrivata la televisione e abbiamo parlato tutti la stessa lingua. Può essere la televisione educativa, lo può essere la radio, lo possono essere i libri. Allora forse dobbiamo riprendere cognizione della responsabilità del lavoro che facciamo, che è una responsabilità eminentemente informativa. Quindi forse, diciamo, per rispondere alla domanda, è molto frustrante, perché uno arriva e dice: guarda, quei disgraziati sono terrorizzati perché questa cosa per loro è la riproposizione della Nakba, la catastrofe del 48. Io lo so cos'è, magari qualcuno di voi lo sa cos'è, le persone comuni no, ma non è una colpa, non lo sanno perché non è dato sapere che lo sappiano. Spieghiamoglielo, perché così evitano di parlare per formule
perché se parlano per formule, pensano per formule, votano per formule. E allora, no? Riacchiappiamo un attimo la formazione dell'opinione pubblica. E come si fa la formazione dell'opinione pubblica? Informando le persone, ognuno dal suo punto di vista, non dicendo io su questo ne penso questo, perché che cosa ne penso io del conflitto israele-palestinese? Non gliene deve fregare niente alla gente. Alla gente gliene deve fregare che io vado in un posto e lo racconto nella maniera più rigorosa e competente possibile. Fine. Questo fa sì che torno molto frustrata, ecco, in sintesi. E che cerco di mettere il naso fuori di casa il meno possibile, per non trovarmi, c'ho un livello di tollerabilità alla discussione un po' spazientito, ecco. Grazie mille. Allora, forse rimarrei anche su questo punto, visto che è vero che è delicato, ma mi sembra che si sia creato un buon clima. Secondo te, come mai, voglio dire, ovviamente nel conflitto ucraino ci sono comunque state delle manifestazioni in cui c'erano delle parti più filorusse, eccetera, però non si è creata la violenza che si è creata in questo dibattito vacuo di cui tu dici. Come si è creato adesso per questo conflitto in Medio Oriente? Tu che spiegazione ti dai? Cioè, perché questa cosa qui assume dei contorni così identitari per delle persone che, come dici te, spesso non sanno neanche la storia, cioè come mai? Perché catalizza così più di altre guerre? Allora, io credo che il conflitto ucraino, la narrazione del conflitto ucraino sia stata un po' spartiacque, no? nel nostro lavoro di narratori di zone più o meno problematiche. E lo è stato perché il 25 febbraio ci siamo resi conto che la guerra esiste davvero, che è proprio qua dietro. Che quelli che scappano hanno proprio le nostre scarpe, le nostre abitudini, i nostri maglioni e i figli vestiti alla stessa maniera dei nostri, che arrivano, sono arrivate 3 milioni di persone in 3 mesi in Europa, e che bisognava raccontarlo giorno per giorno, 24 ore al giorno. Per noi che raccontavamo guerre meno affascinanti, evidentemente, da un po' è stato veramente di nuovo molto frustrante, perché è stato immediato un processo che non c'era mai capitato, parlo a nome di qualche collega con cui mi sono confrontata sul tema, di essere posizionato da altri sugli spalti di una curva quando non era alcuna intenzione di nessuno che stava lì a fare il proprio lavoro prendere e fare il tifo per qualcun altro. Questa cosa qui ci ha esposto a una serie di critiche pregiudiziali che avevano a che fare con anche la mancata conoscenza di come funzionano le dinamiche del nostro lavoro, cioè che se vai in un luogo e ti danno il permesso stampa per lavorare in un luogo, in quell'altro non si può lavorare, perché se no in quello precedente non ti fanno più rientrare. Ma questo non ha niente a che fare con una presa di posizione per una parte o per un'altra, ha a che fare con le dinamiche di questo lavoro che la gente non è detto che debba sapere, ma siccome non le sa, forse è meglio che non vada lì a puntare il dito contro qualcuno. Quindi questa guerra qui ci ha effettivamente esposto a una è stato molto più delicata l'esposizione del nostro lavoro. Il conflitto israelo-palestinese è il conflitto dei conflitti, perché per quanto sembri il più noto a tutti, quello di cui tutti in un anno o in un altro, da una persona o di un'altra, abbiamo comunque sentito parlare, in verità è un conflitto che è mille conflitti e che è cambiato milioni di volte in questi 70 anni. Israele che io ho visto
in questi 6 mesi non è Israele che io ho visto 10 anni fa, non è Israele che ho visto 5 anni fa, è un paese diverso, è una società diversa, una comunità diversa, ugualmente per i territori palestinesi occupati. Dunque, credo che l'acrimonia che ci sia, che c'è su questo conflitto, deriva un po' dalla percezione di chi questo conflitto lo conosce, che molte parole, molti concetti e molte vite di conseguenza siano usate con una straordinaria superficialità. In relazione al lavoro che faccio, a me non piace mai né dire né pensare questa cosa: se non la vedi non la capisci. Ma non c'è un conflitto che io ho raccontato su cui mi viene da dire questa cosa come il conflitto israelo-palestinese. È vero che quel conflitto, se non lo vedi non lo capisci, quella terra se non la vedi non la capisci, e che la frustrazione di chi la vede e poi torna è 10 volte maggiore della frustrazione che ti viene in Ucraina, perché o in Iraq o in Siria. C'è una cosa che ve la voglio raccontare, perché questo è un po' il limite del lavoro che facciamo, che non tutto si riesce a far vedere, non tutto si riesce a dire. Gli israeliani e i palestinesi in West Bank, in Cisgiordania, hanno autostrade e strade diverse. Ci sono delle strade su cui i palestinesi non possono andare e delle strade su cui possono andare solo gli israeliani, che collegano gli insediamenti. Gli insediamenti, cioè dei villaggi costruiti dove non dovrebbero stare, ok? Su terra d'altri. Da quando è iniziata la guerra, ma questo processo è in atto da molti anni, molte città palestinesi, molti campi profughi ritenuti dal governo israeliano essere fortini di gruppi armati, e in parte è vero, lo sono, vengono chiusi da posti di blocco su tutti e 4 i lati. Quindi i palestinesi non possono uscire dalla città in cui si trovano. Non potendo uscire dalle strade principali, hanno cominciato a costruire delle strade attraverso le strade di campagna. Il governo israeliano e le forze armate israeliane hanno piantato grandi massi per chiudere anche tutte le strade di campagna. Vuol dire che le persone sono destinate a un immobilismo, non si possono muovere da dove stanno. La loro vita prima si spostava di 1, 2, 5, 10 chilometri, adesso fa così, sono criceti in gabbia, è uno stato di cattività. Questa cosa, se uno sale per esempio su una collina a Hebron, che è l'unica città in Israele e nei territori dove i coloni e i palestinesi vivono proprio insieme, area H1 e H2, insomma, in questi grandi accordi Oslo e post-Oslo che hanno diviso i territori, e in particolare un accordo specifico sulla città di Hebron, si guardano in faccia, gli uni hanno libertà di movimento, gli altri vivono in cattività. Allora, questa cosa, cioè la frustrazione di arrivare di fronte a un checkpoint e non poter uscire su una strada, una persona civile, non poter fare 5 chilometri, 4 chilometri, non poter andare a trovare i propri parenti a Gerusalemme Est, che è una città che è distante 1 ora di macchina, perché per andare da una città a un'altra a trovare tua zia, tu devi chiedere il permesso a un governo occupante, tu questa cosa non la puoi far vedere, come la fai a spiegare? Ma ti puoi chiedere, dopo che qualcuno te l'ha raccontata, come pensi che cresca un ragazzino o una ragazzina che vive così, come un criceto in gabbia? Cosa seminerà dentro la sua testa? Buoni sentimenti o un minimo di rabbia? Perché a me verrebbe rabbia, non so a voi, a me un po' di rabbia mi verrebbe.
Posso inserirmi un secondo, perché hai parlato, no, di queste linee, di questi collegamenti. A me mi ha colpito molto quando parlavi della Libia sul libro, no? E parlavi di queste due linee, la linea del gas, dell'energia, e la linea delle migrazioni, degli spostamenti, no? Che hanno dei punti di contatto. Ecco, in realtà ognuno delle storie che tu ci hai raccontato, ma poi anche oltre, perché tu ti sei focalizzata su alcuni di questi punti, in qualche modo ci fa vedere queste linee. Adesso abbiamo aperto questa linea diretta con la parte ucraina. A me mi ha colpito molto il racconto, perché vai nel dettaglio di alcune cose che secondo me sono state un po' semplificate. Cioè, è chiaro che nella narrazione è facile il buono e il cattivo, no? Ma in realtà tu ci dai una rappresentazione complessa di un percorso complesso, storico, e che viene semplificato, diciamo, anche nella narrazione che viene data a noi. Ecco, queste linee oggi che viviamo in una comunità così complicata, no? Hanno delle interconnessioni anche tra di loro, cioè stiamo vivendo un momento storico in cui non c'è solo la parte medio orientale, c'è la parte nordafricana, c'è la parte ucraina, cioè c'è un momento in cui tutte queste linee, insomma, non reggeranno. Ecco, la tua opinione mi piacerebbe su questo. Il centro non tiene, diceva una famosa scrittrice, sì. Allora, anche qui è complicato per uno che accende la televisione trovare un giorno, faccio l'esempio di un paese che non abbiamo citato fino adesso, che è la Turchia, che mi sembra, no? Cioè, proprio la Turchia è l'istantanea di ciò di cui stiamo parlando. La Turchia è un paese membro della NATO, che un giorno è il nostro principale nemico perché non rispetta i diritti degli oppositori politici, incarcera i genitori, poi, scusate, questo è l'apsus da mamma, perché è il giorno della festa della mamma. Poi citofonare analista, incarcera i giornalisti, il golpe il giorno delle elezioni organizzato da chissà, e quindi è nostro nemico. Poi un giorno deve negoziare l'accordo sul grano, e allora è la photo opportunity, ci facciamo le foto, bravo Erdogan, e va bene. Il giorno dopo bombarda i curdi, quindi no, è di nuovo un nemico. Il giorno dopo però sta trattando con i russi sulla Siria, perché sono non nemici non amici, quindi lì non si capisce bene. Un giorno è quello che ci ha fregato tutte le cose su cui noi avevamo il monopolio in Libia, quindi ha messo le basi militari, ha aiutato al-Sarraj, e quindi ci ha sottratto tutto quello che prima noi controllavamo in Libia, e quindi è nemico giurato. L'altro giorno è quello a cui diamo 3 miliardi ogni 2 anni perché si deve tenere i siriani, se no vengono qua. Complicato. Allora, questa cosa ci racconta, questa sintesi chiaramente impropria della Turchia ci racconta però molte cose, cioè che se noi non facciamo un'operazione, sì, informativa, un pochino didascalica su cosa sta succedendo nel mondo, non capiremo mai, prima di tutto, quanto tutte le guerre e le crisi che viviamo siano incrociate tra di loro. Perché sono seduti in tavoli diversi gli stessi attori che giocano partite diverse, su cui, spoilero, noi siamo proprio comparse, cioè proprio noi, no? Così, comparse. L'Ucraina l'ha dimostrato un po' rispetto alla tenuta dell'Europa, ma tutto quello che è successo in Siria in questi anni, gli accordi, tutto quello che è successo nel Caucaso, che a noi non ci interessa tantissimo il Nagorno-Karabakh perché fa pure fatica a dirlo, però quello che è successo nel Caucaso ci passa il gas, per intenderci, e quello che è successo in Siria tra la Russia e la Turchia sono, diciamo, degli equilibri che hanno a che fare con la posizione che la Turchia prende nella guerra in Ucraina. E se noi questa cosa qui alla gente non gliela spieghiamo, come fa la gente a capirlo? Ci vuole un mese a noi per capirlo, per capire dove sta l'Armenia, che cosa è successo lì. E noi dobbiamo dare per scontato che le persone che leggono i nostri articoli una volta li leggono, e quella volta l'articolo verosimilmente deve essere chiaro. Quindi si incrocia tutto questo? Si incrocia e va spiegato. Va spiegato non con
dove la mettiamo oggi la Turchia, sulla lista dei buoni e dei cattivi, perché il giorno dopo se no non capiamo più niente. Dico la Turchia perché è un caso di scuola. Questo discorso medesimo lo potremmo fare sulla Libia, che ci serve per il gas, ma poi però si deve tenere le persone migranti. Sulla Tunisia, che è un paese in cui di fatto dal 2019-2021 soprattutto adesso c'è una dittatura de facto e che ugualmente ci serve per l'olio e per il turismo, però poi si deve tenere le persone migranti e possibilmente rimpatriarle con due voli settimanali. È così su tutto. Finché sono paesi che ci sono di fronte, più o meno diciamo ci orientiamo. Quando andiamo a parlare di equilibri che hanno a che fare con gli equilibri a Oriente, con il ruolo della Cina, con il ruolo dei paesi del Golfo, anche in questo conflitto, cioè parlare di negoziati tra Hamas e il governo israeliano senza sapere cos'è cambiato nelle relazioni tra Israele e i paesi del Golfo negli ultimi 5 anni, significa essere manchevoli nelle informazioni che diamo, no? Ecco perché dico che forse bisognerebbe andare un pochino più in profondità, ma non perché tutti dobbiamo essere esperti di geopolitica, però 4 coordinate ce le diamo, perché così evitiamo di usare parole a bambera. Avrei una domanda sulla tua preparazione o la preparazione insomma delle persone che fanno il tuo mestiere, e mi ricollego in realtà di nuovo anche a protezione civile per certi versi, cioè come dicevi tu dall'Ucraina abbiamo visto immagini di persone che erano indistinguibili, poi ovviamente non è vero, però diciamo esteticamente ci sembravano simili, lo erano, alcuni io ne ho conosciuti di persone che venivano dall'Ucraina che poi adesso sono negli Stati Uniti, quindi però cosa succede quando invece appunto scoppia un conflitto in un posto di cui tu non solo non conosci la lingua ma la cultura ti è anche più difficile magari da interpretare, magari ci sono anche delle convenzioni sociali quando parli con qualcuno del luogo che devi, suppongo, imparare prima, anche per capire appunto se la persona ti sta dicendo la verità, se ti sta dicendo qualcos'altro. E collegandomi al lavoro che fate voi, visto che il tessuto sociale italiano è molto cambiato negli ultimi anni, anche a causa appunto delle migrazioni che sono molto cambiate, come dicevi tu prima, quando arrivarono le barche in Puglia la gente li volle accogliere, erano no, e, mentre adesso c'è la situazione è completamente fuori controllo e queste persone che arrivano sono delle persone che, come dire, adesso vediamo non più come stranieri ma come migranti di cui non capiamo la cultura, di cui forse non vogliamo neanche capirla, eppure però immagino che anche voi vi dobbiate trovare a come dire, rapportarvi a proteggere, ad aiutare delle persone che prima erano molto meno in Italia, nel nostro paese, quindi volevo chiedervi queste domande intrecciate un po'. La preparazione sulla cultura e le consuetudini di un luogo lontano è veramente una cosa necessaria. Secondo me è purtroppo il grande non detto del nostro lavoro. Adesso uso una locuzione che mi urta, però la uso, in quanto donne in zone complicate. Per esempio una cosa che non sottolineiamo secondo me abbastanza è che noi siamo molto più fortunate nei paesi per esempio di religione musulmana, perché da donne abbiamo accesso sia al mondo femminile e anche all'accesso alla zona domestica delle famiglie, cosa che per esempio ai nostri colleghi uomini è preclusa. Quindi proviamo a ribaltare il punto di vista, no? Cioè non più e non solo, ma essere un corrispondente in zone di conflitto è più un mestiere da uomini? Oppure proviamo a raccontarcela in un'altra maniera. Ma gli uomini possono davvero raccontare tutto delle zone di conflitto? Ve lo dico io, no.
E quindi la narrazione zoppa non è la nostra perché siamo meno muscolari, è la loro perché non possono vedere tutto. Quindi proviamo a guardarla da un altro punto di vista. È più completa e forse ci siamo abituati a una narrazione della guerra così muscolare e così testosteronica perché l'hanno sempre fatta gli uomini. E quindi tutta una serie di altre cose quotidiane, rutinarie, domestiche. Vi faccio un esempio banale. Raccontiamo i soldati che stanno al fronte. Ma ve lo siete mai chiesti? Chi prepara i pranzi e le cene per i soldati che stanno al fronte? Vi do una notizia. Le mogli e le nonne che stanno a casa senza elettricità a fare i pacchettini con le tovagliette che trovano negli stracci e li mandano al fronte. Perché non l'abbiamo raccontato fino adesso? Per tutti ci abbiamo una nonna. A me mia nonna me lo diceva, che ha fatto la guerra, e mi diceva: in guerra la gente si innamora, si sposa, si ama, pianta i fiori e fa l'orto. Perché non raccontate queste cose qui della guerra? E se lo ricordava bene, aveva 16 anni durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante i terremoti la gente sorride, si scherza. Questa è la cosa che non raccontiamo mai della guerra, perché raccontare un bombardamento, purtroppo, è facile. Sta lì, ci sono le case distrutte e ci sono i morti. Purtroppo è facile. Raccontare la vita che resiste nonostante questa roba qui è un esercizio più complicato, ma è l'esercizio che bisogna fare nelle crisi e nelle guerre, perché sennò uno non si spiega perché all'Aquila la gente vive ancora in mezzo ai cantieri, come non si spiega perché la gente resiste nella tendopoli in Libano per 11 anni, significa 11 inverni a meno 5. Perché 11 inverni a meno 5? Perché dall'altra parte della collina c'è la Siria. Perché il rifugiato una cosa vuole: tornare a casa sua. Questa cosa qui ci dobbiamo dire, non quanto ci stanno sul groppone i rifugiati, ma signori, vi diamo una notizia: il rifugiato che scappa una cosa vuole fare, tornare a casa sua. Tornare a casa sua. Nel frattempo gli ci scappa anche di fare il pane, fare un sorriso, piantare un fiore, perché la guerra è pure questa roba qua. Non ho risposto alla domanda, lo so, mi sono dilungata, però ci tenevo a dirvelo. No, vabbè, noi facciamo un lavoro complesso, ma il suo è più complesso del nostro, quindi diciamo, se la domanda era ed è rispetto alla differenziazione della società, che nel frattempo è, credo che Francesca, diciamo, non rispondendo, in realtà ha risposto molto bene, cioè c'è una preparazione importante, dal libro si capisce in maniera chiara di che cosa significa entrare in culture, mentalità, percorsi storici diversi. Noi siamo facilitati, insomma, nell'ambito nazionale certamente le emergenze degli ultimi anni ci stanno restituendo una comunità che sta cambiando, e quindi è necessario che anche chi si rapporta con le comunità modifichi il proprio approccio. Anche nelle ultime emergenze, per esempio la gestione delle persone che provenivano dall'Ucraina, ci hanno portato a stringere accordi con enti del terzo settore che si occupano di accoglienza, di comunità differenti, di religiosità diverse. Quindi stiamo sviluppando come sistema, ognuno per le attività che fa, una maggiore attenzione a qualche cosa che magari qualche anno fa c'era di meno, quindi i protocolli rispetto alle fasce più deboli, il confrontarsi con religioni diverse, però insomma lo facciamo sempre in un ambito tra virgolette nazionale, quindi assolutamente di assoluto comfort, seppur nella disgrazia rispetto a quello che ovviamente Francesca racconta. Quindi c'è un'evoluzione, perché noi riteniamo che il sistema di protezione civile sia un sistema che debba venire incontro alle esigenze delle persone e delle comunità. Se le comunità cambiano, ti devi adeguare a quel cambiamento e farlo nella maniera migliore possibile. Quando poi invece anche noi interveniamo all'estero, e quindi questo capita, allora lì c'è un percorso però in genere anche formativo rispetto a chi si occupa di andare in posti nuovi, c'è come una sorta di formazione di ciò che fare, ciò che non fare, ma muovendoci come istituzione e muovendoci nelle attività emergenziali di protezione civile abbiamo sicuramente meno difficoltà di chi in qualche modo deve entrare in percorsi che non sono
accompagnate anche dal livello istituzionale. Noi quando ci muoviamo all'estero ci muoviamo in delle filiere istituzionali, con un governo che comunque ti richiede, con un governo che comunque ti accoglie indipendentemente dalla capacità poi loro di dialogare con i propri cittadini, quindi in una situazione assolutamente diversa rispetto a chi appunto deve programmare. Dico, adesso entro in una zona di guerra, in un posto dove probabilmente non mi vuole nessuno, perché fondamentalmente sono io che devo portare un contributo, e quindi non mescolerei due difficoltà diverse, però ecco, certamente il venire incontro alla società che cambia è un tema anche di protezione civile. Grazie, grazie mille, è stato un incontro bellissimo. Grazie. Grazie mille Francesca, grazie Fabri, grazie Protezione Civile. Grazie a tutte. Grazie. A tutti.